Riteniamo che proprio nella filosofia del Movimento 5 Stelle ci debba essere, lo sforzo deve essere nel trovare le forme di gestione condivisa, è lì la rivoluzione, altrimenti anche grandissimi e molto più strutturati di noi leader politici della storia hanno fallito perché si sono isolati. Ci spiega in essenziali i punti di questo documento. I punti sono essenzialmente 5, abbiamo deciso di dare una precisa connotazione politica, quindi ribadire che noi ci poniamo come forza profondamente progressista. Vuol dire collocarsi nel campo del centro-sinistra. Riformismo diciamo è abbastanza bipartisan in un certo modo, noi siamo sicuramente riformisti, poi il centro-sinistra sicuramente ha una sua collocazione precisa. Per quanto riguarda poi invece il discorso che c'è tra il Parlamento e il Governo, chiediamo che ci sia una maggiore collaborazione e poi c'è tutta la parte relativa alla dinamica interna, a cui ribadiamo che sarebbe auspicabile un organismo collegiale che come governance del Movimento 5 Stelle. Al posto del capo politico? Al posto dell'istituzione capo politico, non di Luigi Di Maio in quanto tale, istituzione capo politico intesa come persona singola, chiarendo anche che è difficile far combaciare ruoli di governo con ruoli di organizzazione interna, quindi insomma un po' una divisione delle carriere. Diciamo. No doppi ruoli, quindi Di Maio che oggi è ministro e capo politico non lo potrebbe fare. Esatto, no? In teoria sì. Questo, diciamo, è un esempio plastico Dadone, della difficoltà, Dadone, eccetera, eccetera, crimi, cancelleri, eccetera, eccetera. E detto ciò, affrontiamo anche il discorso della piattaforma che riteniamo debba essere sotto il controllo del Movimento 5 Stelle direttamente, non di associazioni esterne, quindi proponiamo un comitato di garanti e proponiamo anche di fare un ulteriore comitato per presentare, pensare, ragionare su forme anche alternative di rendicontazione in modo che sia concesso a tutti di poterlo fare senza polemiche. Quanti senatori hanno aderito a questo progetto? Quanta parte del gruppo? Guardi, nessuno si è dissociato. Nessuno si è dissociato, quindi diciamo, possiamo dire una larga maggioranza, cioè una maggioranza. Però diciamo, no, noi non abbiamo inteso mettere a porre firme, cose eccetera, ma discutere in maniera serena fra tutti. Però visto una condivisione diciamo della maggioranza. Sì, diciamo che poi alcuni possono pensare in modo diverso su un punto, altri su un altro, ma diciamo un pochettino il tema, il fatto che questo tema sia l'inizio di una discussione è sentito da tutti. Si dice non è un attacco a Luigi Di Maio, è vero, però certo il momento... Esattamente il documento che noi riconosciamo il grandissimo valore, i grandissimi meriti di Luigi Di Maio che ha fatto un lavoro eccezionale e lo sta continuando a fare. Però nello stesso tempo, nel momento in cui si dice via il capo politico e che oggi è lui e via i doppi ruoli, è difficile non leggerlo come un cambio radicale rispetto al tipo di gestione. Che c'è. Sì, no, ma non perché lui non è capace o perché qualcuno non possa, perché noi riteniamo che proprio nella filosofia del Movimento 5 Stelle ci debba essere, lo sforzo deve essere nel trovare le forme di gestione condivisa, è lì la rivoluzione, altrimenti anche grandissimi e molto più strutturati di noi leader politici della storia hanno fallito perché si sono isolati. Con Casaleggio invece c'è un problema, non vi fidate? C'è un problema, no. Beh, se chiedete che Russo venga tolto dalle mani. No, ma no, la parte, diciamo, Casaleggio e tutto lo staff fanno un lavoro eccelso dalla parte tecnica, il sito funziona benissimo e dà delle risposte importanti, però siccome appunto anche la parte politica che riguarda Rousseau, quindi per esempio l'indicazione delle domande su come vengono poste, quando vengono poste, come vengono scelte le liste civiche o come vengono scelti i candidati sindaci, quelle sono azioni politiche che secondo noi dovrebbero stare, diciamo così, all'interno nell'alveo dei portavoce del Movimento 5 Stelle, insieme a Casaleggio, nel senso discorso per Di Maio, insieme a Casaleggio, ma insieme, non soltanto Casaleggio. Non basta la riorganizzazione che ha promosso Di Maio. È una prima parte. Però evidentemente non ritenete sia sufficiente. C'è bisogno di altro, sì. Per lei queste, l'accettazione di queste condizioni o quantomeno una parte di queste condizioni è condizione essenziale per rimanere nel Movimento 5 Stelle? No, il Movimento 5 Stelle, cioè per me già il fatto che se ne discuta è il motivo per rimanere nel Movimento 5 Stelle. Lei sa, no, che nel retroscena di questi giorni si è fatto tante volte il suo nome, lei smentisce completamente. Io non smentisco perché l'idea di me alla Lega è talmente divertente che non la leggo al misto da qualche altra parte. Non ho nessuno voglia di andare al misto, voglio stare nel Movimento 5 Stelle fino alla fine. Rompere anche le scatole, come dissi in un video poco tempo fa, Beppe Grillo, fino alla fine, forse il mio ruolo dovrà essere quello, però è quello importante, insomma, continuare a parlare.